Ora si registrerà la conferenza. Benissimo, buonasera a tutti. Iniziamo la quarta commissione, Cultura, Sport e Commercio. Diciamo, le presentazioni per quanto riguarda i consiglieri, gli assessori sono state fatte. Poi l'assessore De Rassisti ci presenterà il CDA della Fondazione Teatro. E intanto partiamo con l'ordine del giorno. Il primo ordine del giorno è l'approvazione verbale della seduta del 1º febbraio 2021, che si è discussa in merito alla cessazione della convenzione tra il Comune di Novi e lo Sport per gli impianti sportivi. Per Prima cui. devi fare l'appello. Devi fare l'appello. Sì, benissimo, è vero, abbiate pazienza, la mia esperienza decennale. Benissimo, allora partiamo a sinistra. Andrea Sisti, Andrea Sisti. Sì, presente. Luisa Baruffa. Presente. Lucia Zippo. Presente. Eleonora Gatti. Presente. E Alfredo Lolaico che arriverà, ok? Ci siamo? Benissimo, ci siamo tutti, possiamo continuare. Allora, come dicevo prima, dobbiamo dare la votazione, l'approvazione di quel verbale che abbiamo fatto il 1º febbraio. Se ci sono delle domande da fare, se no andiamo al voto e proseguiamo. Tutto a posto? Per cui approviamo il verbale? Ci siamo? Sì. Ok, benissimo, approvato. Vi chiedo una gentilezza, perché abbiamo imparato anche dal nostro presidente Oscar Poletto, che quando qualcuno volesse intervenire per discutere, comunicatelo con la chat, scrivetelo alla chat, io leggo e vi do la parola, ok? Cerchiamo di non parlare due o tre alla volta. Benissimo. Allora, andiamo avanti con il secondo ordine del giorno, che è l'incontro con la Fondazione Teatro Marenco, che vediamo qui presenti in cinque, benissimo, e darei subito la parola a Andrea Sisti per presentarceli e poi andiamo avanti con la discussione, con le domande, con tutto. Prego, Andrea. Grazie. Beh, intanto buonasera a tutti e saluto ovviamente i consiglieri e anche i rappresentanti del Consiglio di amministrazione del teatro che vedo riuniti e che appunto ringrazio per essere qui. Saluto e ringrazio anche il dottor Giulio Graglia che abbiamo invitato questa sera perché parlando di prospettive del futuro del teatro, non soltanto per quest'anno, quindi per la fase di start-up, quindi per la fase di partenza, che è quella determinante naturalmente per l'avvio dell'attività della struttura, ma anche per il futuro ci potrà essere senz'altro utile, data la sua esperienza. Poi vi dirò brevemente vi darò due notizie biografiche, anche curricolari sul dottor Graglia, così avrete letto sicuramente sui giornali e un po' è uscito anche il suo curriculum, ma credo che possa essere utile per avere anche un quadro della professionalità del professor Graglia, che si è formato ovviamente in mondo teatrale ma televisivo, con tante esperienze che brevemente io sintetizzerò. Il consiglio di amministrazione si è da poco insediato, è stato nominato non molto tempo fa, ma è già molto operativo e si è subito messo al lavoro. Poi loro stessi vi racconteranno un po' quello che si sta facendo e quali sono le prospettive per il futuro. La presidentessa, dottoressa Caraccia, come si dice, non ha bisogno di presentazioni, nel senso che tutti noi la conosciamo e che io voglio qui pubblicamente anche ringraziare per aver dato la sua disponibilità, essendo anche una persona molto impegnata nel sociale, nell'attività culturale della città, quindi insomma è stata un bel riconoscimento che noi abbiamo ricevuto dalla signora e che quindi voglio ringraziare per il suo impegno. Ma naturalmente ringrazio anche tutti gli altri membri che vi elenco brevemente, ma essendo novesi, noi conosciamo un po' già precedentemente, e sono tutte persone che attive sia nel campo del sociale che nel campo culturale, nel campo della scuola, quindi insomma rappresentano un po' un bello
uno spaccato della società, della nostra società novese, della socialità culturale in generale. Li nomino, diciamo, così come li vedo, dall'ordine, diciamo, dell'immagine che mi appare qui, la dottoressa, professoressa Elisabetta Goggi, dottoressa Caracci che ho già nominato, l'avvocato Valentina Filz, il maestro Luciano Girardengo, che ovviamente tutti noi conosciamo dal punto di vista artistico, e l'avvocato Mazzone, che era già presente nel vecchio CDA come emanazione, diciamo nomina della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che come sapete ha la titolarità a nominare un membro all'interno del nostro CDA e che noi siamo molto felici sia stato riconfermato dalla Fondazione e in un certo senso rappresenta un po' anche la memoria storica, diciamo, della fondazione stessa. Credo che sia fin dalle origini, per adesso poi l'avvocato me lo confermerà, presente nel CDA, e quindi, o comunque insomma dai primi anni, e quindi conosce bene lo sviluppo sia dell'ente che di tutto quello che ha rappresentato l'attività del teatro dal punto di vista di quello che era la mission della fondazione fino a oggi. Non si vede nella schermata, ma c'è sicuramente il segretario della fondazione che è stato confermato e il nostro dottor Giacomo Già Repetto. salutato, buonasera. Eccolo lì, e anche in questo caso noi abbiamo molto apprezzato la scelta che è stata fatta dalla Fondazione della conferma del dottor Repetto, perché appunto anche in questo caso è molto importante, a mio parere, a nostro parere, che si lavori in un'ottica di continuità, cioè è determinante soprattutto in questi progetti, in queste in situazioni come queste che hanno un tempo molto lungo in cui si dispiegano e soprattutto lo avranno poi anche in futuro, è molto importante mantenere sempre un collegamento con ciò che è stato perché appunto, come dicevo, richiedono per lo sviluppo dei tempi lunghi. Quindi, in un certo senso, questo nuovo CDA è un CDA che mette insieme sia la professionalità che una appartenenza alla comunità novese molto importante, perché i novesi devono sentire il teatro come il loro teatro e quindi avere figure che sono presenti nella società e che quindi sono riconosciute, hanno fatto molta attività e secondo noi è anche molto importante proprio perché per creare anche un'atmosfera e un clima costruttivo da parte della comunità stessa e di avvicinamento che comunque non sarà, cioè bisogna creare e lavorare sul pubblico. E poi è anche un CDA che, come dicevo prima, ha un'esperienza, quindi l'ha già consolidata all'interno proprio della fondazione, quindi della storia del nostro teatro. Tutti questi elementi messi insieme, a nostro parere, e io sono l'impressione che ho avuto in queste settimane di lavoro con la fondazione, siamo certi che daranno al nostro teatro quelle basi necessarie per poter partire bene, che è la cosa. Ciao, saluto al consigliere Lolaico, grazie. Chiedo scusa Scusa, del ritardo, abbiate pazienza, ma ho avuto un piccolo Andrea, problema. proprio un secondo, volevo presentare appunto, come dicevo prima, il consigliere Alfredo Lolaico, che è il vicepresidente della commissione. Prego, continua. Ecco, quindi detto questo, che sono se, parole sentite naturalmente sul nuovo CDA, poi chiaramente starà a loro illustrare quelle che sono anche i programmi, quelle che anche sono le intenzioni dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista ovviamente gestionale e artistico per quanto riguarda il teatro. E Teatro Marenco che ha vissuto una fase che io tra l'altro conosco fin dall'inizio, nel senso che guardate, diciamo, poi i casi della vita, ero in quella commissione cultura, presidente tra l'altro, che 20 anni fa circa aveva poi realizzato, il sindaco allora era Mario Lovelli,
l'assessore, se non ricordo male, era Firpo, aveva poi realizzato il primo statuto di questa fondazione. Quindi adesso mi ritrovo, per sottolineare come sia importante la continuità in questo senso, cioè un lavoro che si fa da parte di tutta la comunità, perché il teatro è essenziale per tutti, per lo sviluppo della città, e quindi questa è una cosa secondo me positiva. E accanto, dicevamo, ai membri del Consiglio di amministrazione, è stata individuata una figura nella persona del dottor Graglia, che ci aiuterà l'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale non ha soltanto il Teatro Marenco, ma anche un'altra struttura di cui parliamo sicuramente stasera, che è il Teatro Giacometti, che deve vivere sicuramente, non può essere lasciato lì solo perché naturalmente c'è questa importante presenza del Marenco, ma devono vivere insieme, quindi il dottor Graglia ci darà una mano un po' complessivamente a gestire in fase di avvio entrambe le strutture in relazione fra di loro. E poi adesso vi spiegherò, voglio essere anche breve naturalmente, vi spiegherò quelle che sono le idee a carattere generale che noi abbiamo come amministrazione, e poi naturalmente siamo disponibili a rispondere a domande più puntuali, più precise. Il dottor Giulio Graglia ha una formazione di carattere umanistico, ma soprattutto teatrale, cinematografica, televisiva, che nasce dalla sua formazione all'Università di Torino. Io dico solo due nomi che conosco, ma che sono sicuramente noti a tutti voi, come quello di Guido Davico Bonino, di Gianni Rondolino, dei quali ci ha già parlato il dottor Graglia più volte, che sono figure fondamentali nel teatro e nel cinema, anche non soltanto ovviamente nazionale, ma in particolare del nostro Piemonte. Ha una formazione teatrale solida, nata nel Teatro Nuovo di Torino, con Raul Grassilli, ha una formazione con personaggi di primissimo piano come Massimo Scaglione, il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, e la sua attività si dispiega a partire dalla fine degli anni 70 in particolare, e voglio essere sintetico naturalmente, cito il Teatro Nuovo di Torino, Teatro Erba, Teatro delle Dieci, che sono tutte esperienze teatrali piemontesi dalle quali poi sono partiti personaggi che poi ce li siamo ritrovati in televisione, diciamo, nel teatro e tutto, quindi è quella vivacità che si è sviluppata negli anni 70, alla fine degli anni 70, che poi si è ritrovata nella TV degli anni 80, che poi abbiamo trovato sui nostri palcoscenici e nelle nostre radio e nelle nostre televisioni. È un collaboratore RAI da una vita, possiamo dire, ha lavorato in programmi radiofonici, televisivi, come regista, autore, conduttore, e ha lavorato in tanti docufilm occupandosi di autori, poi sarà lui magari, sarà il dottor Graglia a entrare magari più nel merito se i consiglieri lo riterranno. Ha inoltre lavorato in particolare con una programmazione che a me sta molto a cuore, che è quella di Rai Notte, che voi ricorderete, con Gabriele Laporta, che ha fatto scuola nella TV italiana, ha lavorato con Luciano Pavarotti su Rai 2, ha lavorato con Walter Chiari, Cipo Farassino, Leo Gullotta, insomma Ugo Nespolo, quindi vedete, Ugo Nespolo significa le arti, significa la capacità di dialogare tra arti diverse, che è un po' la cifra anche della produzione di Graglia e del contributo che il dottor Graglia intende dare proprio su questa realtà, no? Quindi Carlo Delle Piane, Neri Marco Re e tanti altri. E chiudo dicendo che si è occupato anche di programmi culturali, ma anche di problematiche sociali, con programmi con tipo L'Italia racconta, Periferie, Speciale G8 di Genova su Rai 1, e anche molto di TV dei ragazzi, tipo L'Albero Azzurro e Cartoon Magic per Rai 2, che molti di voi ricorderanno. Lo sottolineo perché la dimensione didattica del teatro sta molto a cuore a noi, a tutti credo, e soprattutto il rapporto con le scuole. Le abbiamo chiesto in particolare al dottor Graglia di lavorare, continuare a potenziare quel teatro
scolastico che qui a Novi ha avuto una storia importante e si è sviluppato molto molto bene nel tempo, dobbiamo non solo mantenerlo ma incrementarlo, e qui abbiamo una professionalità che guarda caso arriva anche dal mondo, conosce molto bene anche il mondo della comunicazione per ragazzi, che è una cosa molto particolare e delicata e va saputa gestire. E chiudo dicendo ancora che è stato membro del Museo Nazionale del Cinema, col quale stabiliremo dei rapporti, vi voglio informare anche di questo se siete naturalmente interessati a sapere il rapporto che ci sarà tra Novi e il Museo del Cinema, in particolare la Torino Piemonte Film Commission, che stiamo costruendo in questi giorni proprio. E ecco, niente, vi ho fatto poi un quadro che sicuramente è incompleto, ha insegnato all'università, è giornalista e quindi vedete abbiamo individuato una figura, ecco, vedete che ho già ho saltato anche altre cose. Comunque è stato direttore artistico del Teatro del Popolo di Gallarate e regista, e in particolare segnalo che è tuttora direttore artistico del Festival Nazionale Luigi Pirandello, ed è naturalmente membro del CDA del Teatro Stabile di Torino. E mi fermo qui, poi comunque il curriculum l'ho voluto semplicemente sintetizzare in alcuni punti, per dire che la figura del dottor Graglia, che ci aiuterà in questi mesi di avvio, è la figura che noi abbiamo ritenuto anche più idonea, perché per dare al Teatro Marenco quella dimensione che è necessario che un teatro di questo genere abbia, ovvero un teatro che sia le radici a Novi, e allora un CDA che, come dicevo prima, è della città, perché il teatro è della città e dei novesi, così come lo fu allora, quando nacque. Cioè, un teatro che nacque dai novesi è un teatro che deve restare con le radici molto salde sul territorio, ma è anche un teatro che ha la necessità di essere un teatro di tutti gli italiani, io oso dire senza retorica. Cioè, un teatro innanzitutto regionale, e c'è l'attenzione della Regione Piemonte, sul nostro teatro, come giusto che sia, come è ovvio essendo un teatro così importante, e anche interregionale, guardando alla Lombardia, in particolare alla Liguria e ovviamente al Piemonte. Quindi un teatro molto ambizioso, che deve esserlo, perché se non ha questa capacità di stare, se non acquisirà questa capacità di stare a questi livelli, avrà delle difficoltà, quindi sarà il nostro compito di tenerlo sempre più in alto. Tra l'altro è in un contesto teatrale, chiamiamolo così, provinciale, che è sfavorevole per alcune città e ci dispiace, ma è favorevole per noi, diciamocelo, insomma, tra di noi, nel senso che Alessandria, che priva di, come ben sapete, da molti anni di un teatro come il Teatro Comunale, che era un polo culturale importante. Ci sono altri teatri che non sono sicuramente in... insomma, non sono magari, diciamo così, anche se non c'è competizione, competitivi con un teatro come il Marenco. Il Marenco quindi parte con la possibilità di diventare leader di territorio come struttura e porsi nello stesso tempo come teatro di tradizione unico nel suo genere. Poi lo spiegherà magari meglio il maestro Girardengo, che all'interno della fondazione si occupa degli aspetti più musicali, più legati alla cultura e alle attività musicali, di danza, di sinfonica, di opera, perché questo teatro ha delle caratteristiche tecniche, ma anche una sua complessità, una sua struttura tale che lo rende quasi unico in Piemonte. Insomma, un teatro che il dottor Graglia ha definito il Carignano oltre il Carignano, perché è quasi un Carignano 2, ecco. Quindi voi capite che, sapete certamente anche meglio di me, ovviamente, essendoci degli amministratori che hanno poi lavorato sulla ristrutturazione del teatro, quindi si diceva qui si continua un lavoro, e sapete che questo è un teatro veramente straordinario. È un teatro straordinario che deve avere un'attività straordinaria, deve vivere in modo all'altezza della sua fama che ha già ancor prima di aprire. E voglio, ora non voglio ovviamente sottrarre tempo, dico soltanto tre piccolissime cose. Noi abbiamo rallentato un po' la convocazione di questa commissione, che c'era stata richiesta giustamente, e dico io ce ne devono essere molte altre, perché dobbiamo sempre tenerci sempre in collegamento, sempre nella continua condivisione delle cose che si fanno, perché la cultura deve essere da tutti condivisa e come obiettivo comune. E per questo motivo, prima di tutto perché c'erano due o tre cose che bollivano in pentola, e allora abbiamo aspettato di concluderle un attimo per poterne riferire ai consiglieri.
Prima cosa, incontro che abbiamo tenuto in consiglio in comune Palazzo Pallavicini col sindaco, favorito dal sindaco che lo ha organizzato, con i comuni limitrofi, segnatamente con Arquata Scrivia, Serra Valle Scrivia e Gavi, perché sono sede di teatro, no? Quindi l'idea nostra è quella di partire con il Teatro Marenco e in un piccolo sistema urbano nostro, quindi Teatro Marenco, Teatro Giacometti e Chiesa della Trinità, se volete poi entriamo anche nel merito di questo aspetto, che è un ulteriore aspetto parallelo. Noi abbiamo il nostro piccolo sistema teatrale, ma deve, a nostro giudizio, essere collocato in un contesto di sistema teatrale di area vasta, che può, diciamo, corrispondere, tanto per cominciare, con la nostra area del distretto del Novese. Questo perché? Perché non è che il teatro di Novi, quando cresce, deve fagocitare gli altri o impedire agli altri teatri che hanno avuto una loro attività molto positiva. Io penso a Quarta col Teatro dell'Aiuta, hanno lavorato molto bene. Dobbiamo fare in modo di aiutarli, allora, cioè di lavorare insieme. Allora abbiamo dato vita a una, proprio iniziato in questi giorni, quindi dovrà partire, dovrà strutturarsi magari con un protocollo d'intesa, con una convenzione, vediamo di trovare uno strumento idoneo. Abbiamo dato vita all'idea di un sistema teatrale, come se fosse un sistema teatrale urbano, che metta insieme questi teatri in modo paritario, non c'è un teatro come il Marenco e c'è un teatro di serie B o di serie C, sono teatri che hanno funzioni magari diverse, hanno un pubblico diverso, hanno un'identità diversa, devono poter essere messi a sistema con il nostro teatro. In questo modo noi abbiamo la possibilità di ragionare insieme sulla programmazione, di dare magari uno spettacolo, faccio un esempio, che al Marenco non si può fare, magari, ecco, si può collocare in un'altra struttura, ma comunque crescere insieme, comunicare insieme. In questo modo noi proponiamo di fare appunto un sistema vivo, che si proponga unitariamente, e questo ci dà più forza a tutti, dà più forza anche al territorio. Prima cosa, vi dico che i comuni, l'abbiamo rilevato col sindaco, che hanno dato disponibilità, comune di Serravalle, che ha anche un'area come Villa Caffarena, molto importante per quanto riguarda le manifestazioni estive, o Libarna, che voi sapete è oggetto adesso di un recupero da parte del Ministero dei Beni Culturali, con la sovrintendenza che era presente, per gli spettacoli estivi. Gavi, che avrebbe anche il forte, se non fosse il forte magari difficilmente raggiungibile da mezzi. Comunque, insomma, voi capite già che qui si apre una situazione teatrale praticamente unica. E io ho già avuto delle segnalazioni di altri comuni che sarebbero, magari anche con piccoli teatri, questo non importa, il teatro parrocchiale, l'importante è che si metta a sistema il più possibile il territorio. Prima cosa che volevo dire. Seconda, il dottor Graglia e il CDA hanno incontrato, per un primo incontro incompleto, che dovrà essere ampliato e amplificato, e anzi, se conoscete persone che non vi hanno partecipato, segnalatecele, perché segnalate, insomma, in qualche modo comunicatelo alla fondazione, con le realtà di teatro della città, le compagnie, incontreremo le scuole di danza. Ecco, questo perché? Perché anche qui dobbiamo fare in modo di partire col piede giusto, cioè teatro interregionale sì, ma teatro che non diventi che poi chi ha fatto teatro a Novi, no? Quindi tutta una tradizione teatrale che non è soltanto il nome importante che ha fatto, che si è affermato a livello nazionale, ce ne sono tanti per fortuna, ma è anche chi per una vita ha fatto teatro di scuola, teatro amatoriale, teatro dialettale, e queste realtà sono state già incontrate, si incontreranno e troveremo il modo, perché è necessario, di mettere, coordinare il lavoro di tutti in modo da lavorare insieme. Terza ed ultima cosa di cui voglio mettervi e rendervi partecipi: in giunta giovedì scorso abbiamo portato una convenzione con la Piemonte Film Commission, come vi annunciavo poc'anzi, che è praticamente, adesso io non ce l'ho qui, ma ve la faccio avere senza dubbio, un protocollo d'intesa con la Fondazione Film Commission, che è un ente regionale che raggruppa numerosi comuni, per fare in modo che Novi e il suo territorio possano diventare sede, qualora dovesse essercene l'occasione, di fiction, film e produzioni televisive. Questa è una grossa opportunità, perché Novi ha
una capacità attrattiva da questo punto di vista notevole, sia per il suo centro storico che è già stato apprezzato fisicamente dai rappresentanti della fondazione che sono venuti a Novi a incontrare il comune, sia anche da ciò che hanno visto, perché il teatro è straordinario e sicuramente sarà luogo di cinema, ecco. Il centro storico, come dicevo, e tutto il territorio, perché anche in questo caso, grazie alla mediazione, al lavoro del distretto del Novese, altra realtà virtuosa, noi cercheremo di estendere a tutti i comuni, questa che è la nostra, diciamo, come comune, un nostro rapporto con Torino, ma naturalmente noi dobbiamo riversarlo sul territorio, e quindi diamo delle opportunità di occupazione, di sviluppo e soprattutto di conoscenza in chiave turistica del territorio. E chiudo, voi lo sapete sicuramente meglio di me, quando arriva una produzione, come può essere una produzione teatrale, ma soprattutto una produzione cinematografica, significa che 3-4 settimane, il dottor Graglia lo sa, Luciano Giraldego che hanno fatto cinema lo sanno bene, significa 3 o 4 settimane su Novi, di attori, di maestranze, di lavoro, sostanziali che vengono qui. Quindi un indotto di questo tipo. E poi abbiamo anche, a noi sta a cuore che sia dal punto di vista teatrale che dal punto di vista cinematografico, qualora si dovessero concretizzare queste iniziative, vorremmo che venissero in un certo senso privilegiate o quantomeno aiutate le professionalità locali. Quindi, detto proprio così, diciamo volgarmente, se ho bisogno di un elettricista, io preferirei che lavorasse un elettricista nella nostra città, ecco, tanto per capirci, piuttosto che farlo venire da Orbassano o farlo venire da Luino. Ecco, tanto. Quindi tutto questo potrebbe essere una cosa positiva. Vedete che carne al fuoco ce n'è tanta. È chiaro che noi non ci possiamo nascondere, e questo lo sappiamo tutti, che la sfida del Teatro Amarenco è una sfida incredibilmente difficile e ambiziosa nello stesso tempo. E quindi dobbiamo, soprattutto in questa fase, come diceva Jack Lang, adesso i problemi difficili bisogna affrontarli subito. Ecco, quindi cioè, questa è una sfida difficile, complessa, va affrontata subito con determinazione, e però rappresenta per converso una grandissima opportunità per il territorio. Quindi, a nostro giudizio, c'è bisogno dell'aiuto di tutti e della collaborazione della città e del territorio in modo assolutamente convinto e partecipato. Io ho concluso il mio lungo intervento e mi scuso naturalmente se vi ho dato così tanti stimoli e informazioni, però sono disponibile per tutte le domande e i chiarimenti, ma direi che di lasciar parlare poi i protagonisti di questa sera, che sono i membri del CDA e il dottor Graglia. Ecco. Vi ringrazio. Grazie Assessore Sisti, benissimo, sei stato esaustivo, va benissimo, anche se sei stato lungo però va benissimo. Allora, io direi, Giacomo, prima di presentare uno per uno il CDA, io passerei la parola al dottor Graglia Giulio, perché comunque sicuramente avrà qualcosa da dirci. Sì, Presidente, prego, dottore. Presidente, volevo solo fare un avviso, perché l'avvocato Mazzone deve poi rientrare ad Alessandria con il discorso dell'orario del coprifuoco, quindi senz'altro un certo punto lo saluteremo, perché scusate, va benissimo, allora facciamo parlare adesso Luciano, se vuol dire infatti, io adesso lo so, Giacomo, prego, puoi presentare pure, prego, parla prima il Presidente. Ma io sono soltanto a ringraziare di questa presentazione e di tutto il nostro futuro lavoro del teatro, che è meraviglioso, moderno, restaurato in modo straordinario, e che stimola tutti a cercare di arrivare presto al massimo delle prestazioni. Quindi l'entusiasmo c'è anche nella popolazione, perché posso dire che tutti ci sollecitano, tutti ci chiedono, e quindi è un entusiasmo diffuso che senz'altro non va deluso. Le persone che sono con me sono straordinarie, quindi penso che sia proprio possibile cercare di arrivare in fondo. Naturalmente col vostro appoggio, che è più che fondamentale. Lascio la parola subito, vi ringrazio
lascio la parola all'avvocato Mazzone. Grazie, grazie dottoressa Carraccia, prego. Io mi scuso, ma come potete immaginare, io devo rientrare ad Alessandria e pur se certificato per essere venuto a far parte di questa serata, preferisco rientrare a un'ora canonica. Per me è stato detto questa sera, io sono la memoria storica di questo teatro perché io ne faccio parte del vecchio CGA dal 2004, quindi ho vissuto tutte le vicende nella buona e nella cattiva sorte, quindi oggi vedere questo teatro nel suo splendore, come si presenta, è per me un momento davvero di grande soddisfazione. Sono felice di collaborare con la nostra Presidente e con gli altri membri del nostro CDA perché sono persone che come me e come tutti quelli che partecipano lavorano solo nell'intento di far sì che questa cosa che è stata tanto vissuta e tanto partecipata da tutti quelli che hanno fatto parte del vecchio CDA, oggi si realizzi e che rappresenti per la vostra città veramente un momento di grande aggregazione e di grande soddisfazione. Abbiamo con noi il dottor Gladia, che sicuramente è l'elemento sul quale noi contiamo, perché la nostra esperienza, la nostra professionalità è limitata a quello che saranno gli aspetti burocratici, economici, professionali, ma certamente non abbiamo né le competenze e neanche l'esperienza per poter gestire una situazione di così ampio raggio e di così ampio respiro. Quindi sicuramente da parte nostra l'impegno sarà molto. Ci contiamo molto, ovviamente, sull'amministrazione perché ci aiuti nel senso, diciamo, più economico dell'aspetto, ma soprattutto nel dottor Gravi, il quale anche sotto quell'aspetto siamo certi che ci darà una grossa mano. Io auguro a tutti voi un buon lavoro, mi scuso per lasciare la seduta, ma come avete capito non posso fare diversamente. Buona serata a tutti e grazie. Grazie dottore, buonasera. Giacomo, poi lascio a te la parola quando continuiamo a presentare i membri del CDA. Io darei, come dicevo prima, la parola al dottor Giulio Graglia per poter esporsi un attimino, per poter farci conoscere qualche dettaglio in più. Prego. Grazie a tutti quanti voi, il sindaco, l'assessore Sisti, il presidente della commissione, i capigruppo, il consiglio, il presidente del CDA e tutto il CDA e i consiglieri ovviamente della commissione. L'assessore Sisti ha già fatto un'ampia, diciamo, illustrazione curriculare. Io invece voglio metterla un po' con dei ricordi. Di bambino, quando avevo 6-7 anni, ho iniziato a frequentare il teatro perché mio papà era un grande appassionato, anche se non faceva certamente questo lavoro, di teatro e mi portava già la sera a vedere gli spettacoli del Teatro Stabile. Quindi io, quando avevo 7-8 anni, la sera, ogni tanto, quando c'era magari un Goldoni, ma anche qualche nuovo spettacolo sperimentale di nuova drammaturgia, parliamo degli anni 60, mio padre mi portava a teatro e mi ricordo che ogni tanto c'erano delle scene magari un po' scabrose, mi diceva qua non ascoltare, mi diceva chiuditi le orecchie, non ascoltare queste battute, eccetera. Quindi ho una, come si può dire, un'educazione legata al teatro, dall'altra parte al cinema, al Museo del Cinema, perché mi ricordo quando era a Palazzo Chiablese che al sabato pomeriggio, sempre con papà, andavamo a vedere i film della tradizione del cinema muto. C'erano due salette bellissime del museo, e poi molti anni più tardi sono anche diventato membro del CDA del Museo del Cinema, e quindi cinema e teatro in qualche modo mi hanno sempre avvolto. E questo è un ricordo solo per arrivare, diciamo, ai giorni nostri, con grande interesse e passione, in qualche modo così sollecitato anche dagli amici e dal mio direttore, dal direttore del Teatro Stabile di Torino, dove io sono appunto consigliere d'amministrazione in quota Regione Piemonte. Un anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa, mi ha detto che quell'area, un'area in particolare, il Piemonte del Sud, era un'area di grande interesse anche per il Ministero, per
gli aspetti culturali del territorio, dato che io mi sono sempre interessato molto al territorio per l'attività teatrale, per gli autori scelti, per l'attività televisiva, per una rassegna che da ormai circa 30 anni porto avanti, che si intitola Dove va il teatro e la cultura piemontese, che faccio con la Regione Piemonte e col Consiglio regionale, e quindi una grande attenzione per tutto quello che riguarda la cultura del territorio, ho incominciato a fare una riflessione. Questa riflessione mi ha portato a Novi, mi ha portato in questo splendido teatro che intanto era stato restaurato in maniera magnifica, e così la mia strada si è incrociata con quella di una realtà territoriale importante, dove ho trovato una cittadina viva e vivacissima, incontrando poi, tra l'altro, recentemente, come diceva e ricordava l'assessore Sisti, sia le realtà limitrofe delle cittadine, dei paesi limitrofi, sia le realtà teatrali locali, le forze locali, ho incontrato appunto una realtà molto, molto vivace. Quali sono adesso le strategie, i pensieri, e così possiamo magari attivare anche un eventuale dibattito, perché immagino che ci siano anche delle domande che vorrete porre in generale per capire dove si sta andando. Beh, sicuramente penso a un teatro Malenco di grande levatura nazionale che guardi ovviamente in alto. Il teatro ovviamente professionale è un teatro che ha delle regole precise, il Ministero chiede delle regole precise, per cui c'è un teatro che è il teatro di prosa, ma non solo il teatro. Parlo ovviamente parlando di teatro, intendo in modo generico ovviamente la musica, la danza, le arti figurative, il crossing tra tutte queste. Io ho sempre fatto spettacoli che contemplassero un po' per mia natura tutto questo. Vi cito per esempio dei capodanni, ad esempio a Torino, fatti con il mapping, che è una tecnica nata una quindicina di anni fa. Io sono stato uno dei precursori a farla in Italia, che sono immagini in 3D, dove si racconta una storia con lo show live incrociato alla tecnologia. Sono stato il primo, nel bene e nel male, a portare con Intel i droni in uno spettacolo dell'amministrazione pubblica a livello mondiale, perché avevano solo fatto, diciamo, spettacoli privati, no? E quindi tutte le arti possono incrociarsi, e questa è una prospettiva che ormai non riguarda il futuro, riguarda il nostro presente. Il Teatro Marenco deve guardare in alto, deve guardare una programmazione ovviamente nazionale, grandi nomi. Su questo abbiamo già una serie di accordi, di coproduzioni con la Fondazione Stabile di Torino, e quindi mi sento già di dire che questi accordi sono in essere, perché sono già stati in qualche modo siglati da dei CDA regressi, dove una serie di autori e di coproduzioni possono essere realizzate a cavallo tra il 2021 e il 2022. È chiaro che, parlando di un'ipotesi di apertura di teatro ovviamente nell'autunno di quest'anno, autunno-inverno di quest'anno, parliamo di una produzione che scavalli e vada soprattutto poi a programmarsi nel 2022. Ovviamente ci sarà e continuerà la programmazione con la Fondazione Piemonte del Vivo. Ieri ho incontrato il direttore Matteo Negrin, abbiamo pianificato già una sorta di strategia che scavalla da una parte Giacometti e dall'altra parte il Marenco. Giacometti dovrebbe diventare una sorta di hangar, di laboratorio per le giovani compagnie, per la nuova drammaturgia, per gli spettacoli per le scuole, dove siamo tutti molto molto interessati, come ricordava l'assessore Sisti. Poi ho una grande, come si può dire, amore e vis verso il mondo giovanile, attraverso spettacoli e soprattutto programmi televisivi, che già ha citato l'assessore, tra questi appunto L'Albero Azzurro, che è un mitico programma nato da un'invenzione di Franco Iseppi, tra l'altro direttore generale negli anni 90 della RAI. E quindi Giacometti dovrebbe diventare uno spazio, un hangar di sperimentazione, ma anche e soprattutto una casa per le commedie in lingua piemontese o ligure, perché chiaramente noi ligure
guarda un po' verso il mare, e quindi, se vogliamo così fare una citazione, da Macario a Govio, da Govio a Macario, insomma, raccogliere questa eredità e questo patrimonio grandioso che è il teatro popolare, di cui io sono un grande seguace, un grande estimatore, avendo poi tra l'altro lavorato con un grandissimo artista come Gippo Farassino, avendo fatto per lui diverse regie. Il territorio, la forza del territorio deve essere valorizzata, devono essere valorizzate le maestranze, gli attori. Io ho già preso contatti anche con attori che lavorano sul territorio, come Michele Maccagno, che sicuramente sarà tra i protagonisti di questa programmazione. Sicuramente pensiamo con il Teatro Stabile di tornare a riprogrammare il Fausto Coppi, che è andato molto bene, ha fatto soltanto una replica a Novi Ligure, ma mia intenzione chiaramente è riproporlo. C'è questo progetto di una grossa coproduzione col Teatro Stabile per il 2022, che sarà però, diciamo, penso già pensato nel 2021 e forse già approvato nel 2021, è una grande collaborazione anche con il mio direttore artistico, il Comio, in questo caso come CDA del Teatro Stabile, che è Valerio Binasco, che come sapete è un vostro quasi concittadino, perché insomma di Novi è di casa, poi è nato a pochi chilometri da Novi, e con Valerio, che ho incontrato tra l'altro in settimana lungamente, prima della, tra l'altro della prima, della sua ultima fatica, sicuramente con lui si faranno molte cose. Per prima cosa ho già strappato la sua partecipazione all'inaugurazione del teatro, e come seconda cosa, che appena il teatro sarà agibile in tutto e per tutto, io spero entro il 30 di giugno questo possa avvenire, Valerio, quando reputerà la prima produzione nuova della stagione 2021-2022, verrà a Novi Ligure a provarla, che vorrà dire esattamente quello che diceva prima l'assessore Sisti, che verrà con la compagnia per 2, 3, 4 settimane, si fermerà a Novi, farà una sorta di grande avventura, una prova aperta. In realtà a Novi ci sarà la possibilità di vedere il teatro, di vedere le prove, di incontrare Valerio e gli attori, quindi ci sarà non soltanto una ricaduta, diciamo, economica anche sul turismo commerciale, ma anche uno scambio culturale per non solo gli addetti ai lavori, le compagnie del territorio, ma per tutti gli appassionati di teatro, una sorta di educazione al pubblico, perché una delle prime cose che vorrei fare è proprio una scuola per il pubblico, per avvicinare il pubblico. Come un altro punto fondante è il rapporto con le scuole, e sulle scuole lavoreremo in maniera forte, anche grazie al fatto che la professoressa Goggi è nel CDA, e quindi sicuramente attiveremo una grande collaborazione con le scuole. Della Film Commission ha già ampiamente parlato l'assessore, ma l'altro ieri ero a pranzo col direttore del Torino Film Festival, Stefano Francia di Celle, e pensavamo, su mia proposta, di portare, sarebbe l'unica data fuori Torino, a novembre, una proiezione di uno dei film in concorso Torino Film Festival. Adesso è un discorso, diciamo, da organizzare, perché riguarda le sale cinematografiche, quindi non possiamo farlo in una sala teatrale per una questione, diciamo, di regole che vigono, diciamo, nel mondo dello spettacolo. Però, per esempio, fare un incontro con un regista, magari nella sezione italiana del Torino Film Festival, potrebbe sicuramente essere molto di interesse strategico, proprio per creare questo afflato dove chiaramente le arti si fondono, c'è molto crossing, e il teatro diventa museo, diventa spazio aperto, diventa spazio per ovviamente le visite della cittadinanza, e diventa luogo di cultura alta. Parlo ovviamente del Teatro Marenco. Certamente Vicino alla Prosa, che immagino sia una prosa con dei classici importanti, con dei grandi nomi ovviamente importanti,
penso anche chiaramente alla musica, e quindi stiamo lavorando con il maestro Luciano Girardengo in tal senso. Parlo ovviamente del balletto, un palcoscenico straordinario, devo dire anche più spazioso del Teatro Carignani, un palcoscenico un po' più piccolo, ma il palcoscenico è veramente straordinario e molto attrezzato in generale come teatro. E poi c'è anche l'idea, il sogno di poter creare un allestimento di un'opera della tradizione del melodramma. Il melodramma è una tradizione tipicamente italiana e quindi un'opera che possa coniugare in realtà tutte le arti, perché l'opera coniuga la musica, la danza, la recitazione in tutt'uno che fa parte della grande tradizione culturale italiana. Queste, insomma, sono le linee sintetiche e strategiche di quello che può essere il Teatro Mareco da una parte, e il Giacometti dall'altra, convivendo ovviamente in maniera relazionata e equilibrata tra di loro, facendo un discorso sul territorio con gli altri comuni, come giustamente il sindaco ha creato questo incontro con i comuni limitrofi per fare sistema, per attivare poi delle stagioni estive fuori dagli spazi convenzionali e per creare chiaramente un tessuto e un territorio, valorizzare le forze del territorio, la cultura del territorio che deve avere modo di esprimersi, crescere e confrontarsi con ovviamente dei grandi nomi che le collaborazioni, le coproduzioni con enti importanti, da una parte penso, e ovviamente siamo già facendo e siglando le collaborazioni, parlo del Teatro Stabile di Torino, ma anche dall'altra parte con Davide Livermore, che come sapete è il direttore del Teatro Stabile di Genova, anche con Davide possiamo attivare queste collaborazioni, scavallando in qualche modo appunto le due regioni e un po' l'essere geografico e culturale della città di Novi Ligure. Queste sono, diciamo, in linea di massima quello che mi sentivo di dire. E naturalmente lascio a lei, Presidente della Commissione, il proseguo della discussione e le eventuali domande che possono essere messe in atto. Grazie, dottor Graglia, benissimo. Luciano, posso dire Che? una... Scusa, Luciano, vorrei dire solo Certo. una brevissima Vai, vai. integrazione per quanto riguarda la struttura del teatro, cioè si è parlato di museo, no? Sostanzialmente. Adesso è in corso anche l'allestimento di un'area museale all'interno del teatro, come forse sapete, e che comporta innanzitutto il trasferimento della collezione, la raccolta Pallavicini di marionette della tradizione nostra straordinaria marionettistica all'interno del teatro. L'idea è che noi pensiamo che, speriamo che entro l'anno, quindi dopo l'inaugurazione del teatro, a dei tempi diversi, ma parallelamente, adesso io cercavo le carte da poter essere più preciso, ma senz'altro sarà mia cura informarvi anche su questo con tutti gli elementi che possono essere utili. Comunque c'è l'intenzione, e stiamo procedendo in questi termini, di realizzare un museo del teatro. All'interno del teatro c'è la memoria del teatro, che parte naturalmente dal nucleo delle marionette, che si potrà ampliare anche con prestiti e altri interventi, magari di carattere multimediale, ma che anche prevede quello che durante i lavori di restauro del teatro, e il dottor Repetto potrà magari su questo essere più preciso, durante i lavori del teatro sono stati trovati, cioè il vecchio teatro ha lasciato delle tracce di memoria. L'idea del museo del teatro è l'idea della memoria del teatro stesso che si racconta. Quindi un luogo che è edificio da visitare ed è museo vivo all'interno del teatro ed è anche spettacolo. Quindi è un insieme di cose, ma teniamo conto che c'è anche tutto l'aspetto storico-artistico della struttura che ha una importanza per noi vitale, non soltanto nelle giornate del FAI, ma proprio come visita, un po' come succede alla Scala sostanzialmente. Voi potete tranquillamente andare alla Scala indipendentemente dagli spettacoli che vi si tengono. Volevo fare questa precisazione per dare un quadro completo dello stato dell'arte. Grazie, grazie Assessore. Benissimo. Giacomo, ora gestisci tu la continuazione della presentazione del CDA e poi chi vuole intervenire può iscriversi tranquillamente alla chat per eventuali domande. Prego, Giacomo.
Sì, beh, l'assessore Cisti aveva già fatto una presentazione no, dei componenti. Io, se qualcuno di loro prende la parola, vuol dire professore Luciano. Allora, Luciano Gerardengo lo conosciamo tutti. Beh, partiamo da lui. Prego, prego, prego Luciano, vai. Da tutti. Intanto la forma mi suggerisce di salutare il sindaco Sciabella e il già sindaco Rocchino Mugliere e ovviamente tutti i loro signori. Allora io parto dal basso, e cioè parto dalla mia tenera età, quando ero un frequentatore di buche. Buche, io non sono un giocatore di golf, ma sono un frequentatore di golfo mistico, cioè buca o fossa. E ora io sto interpretando delle mie suggestioni. Io un mese fa sono entrato per la prima volta al Marenco. Non avevo mai messo piede e mi sono fidato della mia, chiamiamola, esperienza di bucaiolo, scusate la volgarità del termine. E sono rimasto scioccato dalla bellezza dell'acustica, dalla bellezza della buca. Non è enorme, adesso insieme al dottor Graglia e al resto del CDA non abbiamo ancora capito quanti musicisti possono stare all'interno della buca, o golfo mistico, forse più poetico. Ecco, questa è la sensazione che io ho avuto nella città. Io ho sempre girato il mappamondo, per cui trovare un teatro a Novi mi sembra una cosa illogica, no? Una cosa paradossale. E non posso che gioire di questa meraviglia che pare sia, stanno già girando delle voci che sia il terzo teatro più bello del Piemonte. Queste sono già le notizie che stanno circolando sull'Italia, in Italia, insomma. Adesso vabbè, prima di parlare vorrei fare, per cui la prima cosa che mi sovviene è quella di Romualdo Marenco. Non abbiamo discografia, pochissima, quasi l'1% delle cose che lui ha scritto, per cui già insieme al CDA e al dottor Graglia e al segretario, ripeto, abbiamo pensato già di intraprendere un'azione discografica. Ovviamente non starà domani, però questa è l'idea per portare la città di Novi Ligure nel mondo come il maestro aveva fatto all'epoca. Mi fermo qui perché le cose da dire sono tante, ma non voglio, cioè preferisco veramente fare prima. Grazie. Abbiamo poi l'avvocato Filz che ci sta aiutando in tutti gli aspetti più legati all'amministrazione. Vi ringrazio, buonasera a tutti, vi ringrazio per questa possibilità che ci avete dato. Io sono una novese, lavoro qua sul territorio da circa 25 anni ormai, e niente, siamo affascinati da questa avventura perché l'impatto col visivo, col teatro, con l'entusiasmo di queste persone che ci è stato possibile conoscere dal dottor Graglia, all'amministrazione da più vicino, quindi collaborare, tutti i membri, dalla Presidente che insomma ci sta veramente guidando e tutti gli altri membri, e cerchiamo insomma di comprendere innanzitutto l'opera che è stata fatta da chi ci ha preceduto, che è stata un'opera assolutamente importante, e cerchiamo di portare avanti per riuscire ad arrivare insomma ad aprire il Teatro Marenco, e io nel mio piccolo cerco appunto dai dati che ci vengono forniti di portare avanti sotto l'aspetto più burocratico ed amministrativo, che è quello che conosco meglio, e ci stiamo provando con tutta la nostra volontà e insomma vediamo di andare avanti il più celermente possibile, ecco. Grazie a tutti per la fiducia. La nostra presidente aveva già fatto un cenno iniziale. Sì, non ho molte cose, anche perché io non sono particolarmente competente. Avete detto delle cose molto gentili, vicine al necrologio. Quello che è certo è che io metterò, come tutti gli altri, un enorme entusiasmo, e tutte le
le nostre possibilità nel cercare di arrivare quanto prima e nel migliore dei modi a dei grandi risultati. Il merito sarà di chi è più competente e certamente contiamo tantissimo sull'appoggio del Comune e sul dottor Graglia, di cui avete potuto vedere l'enorme competenza, e quindi sarà veramente la persona a cui faremo grandissimo riferimento, e naturalmente anche il segretario straordinario al quale io ricorro per tutto quello che non so, quindi lo ringrazio particolarmente. E abbiamo sì, la professoressa Goggi, con la quale abbiamo visto alcuni aspetti più operativi legati un po' a quella che sarà la presentazione, comunicazione, il sito adesso appunto è poi legata alla scuola, quindi un altro aspetto importantissimo, penso. Assolutamente, insomma la mia formazione è una formazione storico-artistica e quindi devo dire che entrare nel teatro insomma qualche tempo fa e vederlo così splendente, io avevo avuto la fortuna di vederlo una ventina d'anni fa e di vedere lo stato di degrado in cui si trovava, e trovarlo oggi in tutto il suo splendore è davvero un grandissimo sospiro di sollievo, perché questo edificio è salvo, quindi è stato fatto un lavoro immenso e questo edificio noi adesso lo potremo utilizzare, lo potremo utilizzare direttamente, e questa è una grandissima gioia, veramente, proprio il sentimento principale. E poi appunto io sono anche insegnante, e questo di nuovo un altro aspetto secondo me molto importante, perché il teatro è dei cittadini e anche dei giovani, no? Dei ragazzi che avranno la possibilità di presenziare delle rappresentazioni, insomma vivere questo luogo e imparare, quindi si formeranno grazie a questo luogo, quindi insomma fanno parte, anche perché comunque abbiamo già avuto i giovani ad esempio del FAI che hanno dato un enorme contributo nell'apertura che avevamo fatto e che erano entusiasti di poter partecipare alla vita proprio del teatro, e tuttora entusiasti all'idea di appoggiarci in queste imprese. Assolutamente, hanno già dato la loro disponibilità di aiutarci in questo, quindi insomma è una bellissima avventura e ringrazio per essere insomma stata coinvolta. Grazie. Grazie Giacomo, grazie a tutti. Ora, se avete qualche domanda da fare, prenotatevi, io leggo e vi do la parola. In attesa di vedere qualche vostra richiesta, io direi, Sindaco, se vuoi dire due parole, in attesa possiamo anche darti la parola. Prego. Grazie, grazie. Proprio solo due. In effetti, anch'io pochi giorni fa ho partecipato a vedere all'ingresso trionfale dentro il teatro, anche se era ancora in parte un po' da ripulire, ed è veramente un gioiello per il quale dobbiamo fare il massimo per poterlo portare all'attenzione non solo dei novesi, ma di tutti quelli che vorranno venire a vederlo. Siamo ovviamente soddisfatti di questa partenza e siamo ansiosi di vedere almeno qualche cosa al più presto. So che non sarà un cammino facile, perché ovviamente l'arte ha sempre delle complicazioni che sono magari poi complicate anche dalla burocrazia, ma per quanto riguarda noi faremo il possibile per poter mettere in piedi un qualche cosa di veramente degno per questa opera, per la quale insomma tutta la città ha collaborato, perché io ricordo anche tempi addietro quando ci furono delle raccolte, insomma tutto il mondo novese ha girato intorno a quest'opera, e veramente potremo vedere qualcosa di veramente bello, e quindi ci auguriamo che tutto possa svolgersi nel migliore dei modi, ma sappiamo che abbiamo messo la struttura in buone mani e quindi siamo fiduciosi ed aspettiamo. Vi ringrazio di tutto quello che state facendo. Grazie.
Grazie Sindaco. Benissimo, passo la parola al consigliere Rocchino Moliere, prego. Grazie Presidente, vorrei anch'io salutare e augurare buon lavoro a tutto il CDA della Fondazione. Sono persone che non solo lo hanno dimostrato questa sera, ma lo dimostra la loro storia personale, di persone non solo che tengono alla città, ma sono attaccate in modo particolare anche alla storia di questo teatro, e questo mi fa dire che sicuramente il CDA della Fondazione farà un ottimo lavoro. Sono persone stimate in città e la città ha fiducia nella loro azione. La Presidente, dottoressa Caraccia, è un po' un simbolo di una partecipazione popolare e cittadina alla vita sociale, culturale, e quindi credo che ci siano tutte le garanzie perché questo CDA possa fare un buon lavoro. Permettetemi anche di ricordare il lavoro svolto dai precedenti presidenti di fondazione, il maestro Bosio e il dottor Andronico, perché effettivamente questa vicenda del teatro, del recupero del teatro Marenco, è una vicenda che ha davvero un lungo percorso. Permettetemi anche un ricordo personale. Io ero assessore nella giunta Angeli, del sindaco Angeli, dal 90 al 95. In quegli anni venne recuperata una parte del foyer, ma è proprio in quegli anni che iniziò la collaborazione con la fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, con il presidente Pitatore. Io ricordo l'incontro che ci fu con il presidente, e proprio il presidente disse, in modo particolare era un incontro tra noi due per altri motivi, ma poi mi chiese: ma secondo te che cosa si può fare per lasciare un segno come fondazione nella città di Novi Ligure? E io gli risposi, proprio perché in quei mesi stavamo discutendo, ma come si può arrivare finalmente a recuperare il teatro? E gli dissi: guarda che stiamo discutendo del recupero del teatro Marenco, cosa che era insomma una questione di cui si discuteva da tempo, e del resto proprio in quegli anni ci fu il recupero di una parte appunto del foyer, della parte superiore, che fu utilizzata per parecchi anni per mostre e iniziative varie, e poi ci fu l'interruzione dovuta al terremoto del 2003, e quindi poi invece storia recente l'impegno del Ministero della Cultura, con quel contributo che insieme al contributo della Cassa di Risparmio di Alessandria ci ha permesso il recupero, e l'impegno del Comune di Novi Ligure, perché non è che il Comune di Novi Ligure non ci ha messo delle risorse, il Comune di Novi Ligure ci ha messo parecchie risorse. Ancora pochi anni fa, circa 450.000 euro, ecco, per cercare di completare il recupero. E adesso fortunatamente abbiamo un teatro che, come tutti definiscono, è davvero un vero gioiello dal punto di vista architettonico, dal punto di vista acustico. Diceva il dottor Graglia dell'ampiezza del palco. Il fatto che in un teatro di queste dimensioni, che comunque non è piccolissimo, potremmo arrivare fino a 500 posti più o meno, abbiamo anche la buca, scelta molto discussa, ma che io ritengo che poi alla fine sia stata una scelta tutto sommato giusta, quella di conservare, di avere la buca anche in un teatro come il nostro. Quindi un teatro completo che può dare un contributo straordinario alla vita culturale
economica e sociale della nostra città. L'assessore Sisti faceva riferimento al nostro territorio. Se voi pensate che cosa significa per la città di Alessandria non avere un teatro, la città capoluogo della nostra provincia ormai è da quasi 10 anni che non ha più il suo teatro. E questo comporta per la vita di una città un impoverimento dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, perché anche le relazioni, no, che si vengono a creare intorno al teatro sono importantissime, no? Andare a teatro è un appuntamento non soltanto culturale, un modo per intrecciare relazioni, per vedere le persone, per rivederle, per conoscerne delle nuove. Quindi credo che avere il teatro per la nostra città sarà davvero un fatto estremamente importante, e mi fa piacere che, insomma, ci sia entusiasmo, come c'è stato negli anni passati, intorno al lavoro del recupero. Non è sempre stato così e non è sempre stato condiviso. È giusto anche dire queste cose, che non è che sul recupero del teatro ci sia stato tutto questo entusiasmo. C'è una parte della città e della politica che, insomma, forse metteva in discussione questo impegno nel recupero, ma invece credo che i sindaci dal 90 ad oggi che hanno lavorato per il recupero del teatro hanno fatto una scelta lungimirante. Ora è chiaro che dobbiamo guardare al futuro, e il futuro per il nostro teatro è un futuro impegnativo. Gestire un teatro che parte in una situazione particolare, speriamo di entrare in una fase post pandemica, e il teatro potrà dare, io penso, un contributo importante a far rinascere un po' la vita sociale e culturale della città, dopo tutto questo silenzio dovuto alla pandemia. E quindi, diciamo, intorno al teatro ci sono aspettative straordinarie da parte di tutti, da parte di tutti noi. Però è chiaro che dobbiamo essere molto attenti nella gestione, nelle scelte e nella programmazione che si faranno. Io ho sentito delle cose interessanti dall'assessore, dal dottor Graglia, che saluto in modo particolare, e credo che diciamo il suo contributo sarà estremamente importante, perché senza, come dire, una mente che è capace di dare una dimensione che va oltre, no, la nostra città, il nostro territorio, è difficile gestire un teatro come quello di Novi, no? Quindi abbiamo bisogno di questa visione più generale. E credo che, naturalmente lo davo per scontato, questa scelta di continuare la collaborazione con Piemonte Dal Vivo, perché questa è stata un po' la svolta anche negli anni passati. Il rapporto con Piemonte Dal Vivo ha dato la possibilità alla città di Novi e alla programmazione del Teatro Giacometti di avere relazioni importanti, avere una programmazione che era quella che si poteva fare per il Teatro Giacometti, perché alcune cose che si potranno fare al Teatro Marenco non si potevano e non si possono fare, viste le dimensioni, al Giacometti. Però la qualità delle stagioni teatrali di Novi è sempre stata una buona qualità. E tra l'altro la nostra tradizione, che più anziano naturalmente si ricorda, gli amici della musica a Novi hanno dato un contributo straordinario. I concerti organizzati dagli amici della musica al Cinema Italia, alla sala al Cinema Italia, che era in via Girardengo,
sono concerti che si ricordano ancora adesso, no? Questa tradizione musicale della nostra città è molto importante, no? Perché va raccolta e naturalmente va continuata. E io credo che anche quello che si è fatto negli ultimi anni, anche con la rassegna musicale legata a Marenco, credo che sia importante in qualche modo portarla ancora avanti. Quindi queste relazioni con Piemonte dal vivo, e mi pare che se si riesce a concretizzare questa cosa con Film Commission è importante per il nostro territorio, e ritengo di fondamentale importanza per il teatro, per il futuro del teatro Marenco, fare in modo che il teatro sia anche un centro di produzione, quello che ricordava prima il dottor Graglia, no? Perché, e vorrei fare un piccolo ragionamento su questo, perché questo può permettere al nostro teatro di avere delle prime nazionali a un costo esiguo, se non addirittura gratuito, perché di solito le compagnie che provano lo spettacolo in un teatro poi di norma offrono alla città la prima, e quindi questa è un'opportunità straordinaria, e siccome noi abbiamo un teatro che permette di fare una cosa del genere, credo che sia estremamente utile. Quindi il nostro concittadino Binasco può darci davvero una mano in questa direzione. Ma vorrei dire che quando Sisti diceva leghiamo il teatro al territorio, cosa che condivido, vorrei aggiungere che oltre Marquata, Serravalle, Gavi, eccetera, bisognerebbe guardare anche, per esempio, Pozzolo, non so se loro sono interessati, però anche loro hanno un piccolo teatro, e siccome Pozzolo è alle porte di Novi ed è un centro con 5.000 abitanti quasi, credo che sia utile verificare se Pozzolo è interessato. Ma soprattutto bisogna, secondo me, legare anche la nostra attività con Tortona. Tortona in questi ultimi anni che cosa ha fatto? Perché prima Tortona aveva una gestione legata ad una cooperativa che ha creato molti problemi. Poi il comune ha ripreso in mano la gestione, e cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto, una cosa giustissima, farla entrare nel circuito di Piemonte dal vivo. Ed essendo un teatro di una certa dimensione, più piccolo del nostro, ha fatto in modo che alcune prime potevano preparare nel teatro di Tortona. Allora io credo che, a parte la questione del centro di produzione, ma alcuni spettacoli vanno davvero messi in rete. Questo ci permetterebbe di risparmiare nei costi, anche perché chi va al teatro di Tortona non viene a Novi se c'è lo stesso spettacolo, e viceversa, mentre noi, siccome so che ci sono novesi che vanno al teatro di Tortona, ma ci saranno anche dei tortonesi che verranno al teatro di Novi, sicuramente. Però alcune iniziative, alcuni spettacoli possono essere, gestiti dal teatro di Novi, dal teatro di Tortona. Questo permetterebbe un risparmio di scala, utile per il teatro. Un'altra questione, che non è la sera questa, però vorrei accennarlo, e credo che dovrà essere oggetto di un'ulteriore commissione, cioè che tipo di gestione del teatro. Abbiamo la fondazione, naturalmente, che dovrà occuparsi della gestione, ma quello che mi riferisco è questo. Noi gestiremo
le aperture del teatro, e un teatro come il nostro non può essere aperto soltanto quando si fa la rassegna teatrale o la rassegna musicale. Deve essere un teatro vivo, vivo tutto l'anno. Vivo tutto l'anno significa che non potremo fare il saggio della scuola, quello lo faremo fare al Teatro Giacometti, possibilmente, no? Questo è evidente. Però il nostro teatro deve essere un teatro vivo, non possiamo aprirlo, non so, 50 giorni all'anno, non credo, almeno io penso che il nostro teatro debba essere il più possibile aperto, gestito con molta attenzione, visto che è nuovo, appena restaurato, quindi deve essere curato da questo punto di vista. E proprio per questo quello che volevo dire si riferisce appunto a questo elemento. Noi pensiamo di gestire le aperture con il nostro personale o pensiamo che si debba affidare a qualchedun altro le aperture, la gestione delle aperture del nostro teatro? Mi riferisco alla biglietteria e non solo, le luci, i camerini, eccetera, eccetera. La manutenzione del nostro teatro. È un teatro nuovo e il teatro nuovo ha bisogno di una manutenzione continua, e quindi credo che sicuramente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e l'assessore stanno già lavorando e pensando a questo, e sicuramente ne potremo discutere, perché questi sono elementi sui quali discutere, perché poi i costi di gestione di un teatro sono importanti, oltre ai costi di gestione della vita culturale, no? Gli spettacoli, i concerti, eccetera, eccetera, c'è una vita quotidiana del teatro che va gestita e va finanziata, e quindi dobbiamo, credo che bisogna lavorare intorno a un, come dire, un bilancio di previsione che ci permetta di evitare dei problemi dopo. Finisco, perché sono già stato troppo lungo, finisco col dire che c'è davvero, e lo dico, credo che il dottor Garaglia se ne sia già accorto, c'è un entusiasmo intorno al teatro straordinario di tutta la città, di tutta la città. Quando alcuni anni fa si era lanciata la campagna "Adotta una poltrona e un palco del teatro", ci sono state tantissime adesioni. Tutte le poltrone, tutti i palchi del teatro sono stati adottati da un cittadino o da una famiglia novese, a dimostrazione, e si sono raccolti anche un po' di soldi, a dimostrazione dell'affetto che c'è intorno a questo teatro. E sono certo che quando inizieranno le rappresentazioni teatrali, concerti, quant'altro si farà all'interno del teatro, noi avremo quasi sempre il tutto esaurito. Su questo ne sono certo, e quindi davvero da questo punto di vista c'è una collaborazione totale su questo punto da parte di tutto il Consiglio Comunale. Su questa questione del teatro e della vita del teatro c'è un consenso collettivo, un consenso di tutto il Consiglio Comunale, un consenso della città intera, e quindi noi adesso non possiamo naturalmente deludere queste aspettative, ma sono certo che l'impegno del nuovo CDA e l'impegno del dottor Graglia sicuramente porteranno dei risultati positivi per il futuro del nostro teatro, ma nello stesso tempo davvero molta attenzione, una giusta programmazione per evitare che dopo il primo anno, i primi anni, ci si trovi di fronte a difficoltà, come abbiamo visto in altre esperienze, no? Partite con entusiasmo, ma
poi hanno dovuto fare i conti con i costi di gestione, con i bilanci che sono entrati in difficoltà, e noi questo, insomma, è chiaro che non ce lo possiamo permettere sicuramente. Quindi credo che dobbiamo partire con grande entusiasmo, ma nello stesso tempo con i piedi ben saldi alla terra e alla realtà, consapevoli della sfida che abbiamo di fronte. Grazie. Grazie consigliere, Mugliere. Prima di passare la parola agli altri consiglieri che si sono prenotati, mi ha chiesto di intervenire per rispondere ad alcune considerazioni di Mugliere il dottor Graglia. Poi passerò la parola agli altri consiglieri. Prego, dottore. Grazie, io sono un po' televisivo, sono con i tempi sintetici, anzi consiglierei dei tempi di intervento contingentati, perché l'ora volge un po' il desio. Però ha ragione, io sono poco televisivo e molto prolisso e politico, quindi capogruppo ex sindaco, grazie del suo intervento, perché mi dà modo di chiarificare, perché sono stato un po' rapido, ma alcuni temi li ho dibattuti più volte, ovviamente con l'assessore Sisti, con il CDA, ma adesso andrò a temi, perché tutto quello che lei ha detto sostanzialmente è stato non solo analizzato, ma stiamo, diciamo, lavorando per c'è con la condivisione, c'è una rinascita, c'è una ripartenza, no? Il post pandemia vuol dire un grande entusiasmo di ripartenza. L'arte e la cultura è un bisogno vitale per tutti noi, perché la qualità della vita, tutta la nostra vita sociale, emotiva, le relazioni umane passano attraverso la cultura. Un buon spettacolo di teatro, un buon film, un buon programma televisivo, perché no? Una buona mostra della bellissima musica, un bellissimo balletto. Quindi siamo per la rinascita, la ripartenza. La collaborazione col Piemonte del Vivo, io l'ho visto nascere la Fondazione Piemonte del Vivo, e ci ho anche in qualche modo lavorato allo statuto iniziale. Parliamo del 2003-2004, quando si parlava di questa fondazione. Ne ho visto anche come si può dire alti e bassi. Con Matteo Negrin, che ho fatto esordire io in Rai nel 1997, che era un giovane talento quando io facevo con Rai Notte periferie in scena, andando alla caccia dei talenti in tutta Italia, lui venne a suonare, ho un rapporto storicizzato, quindi anche un rapporto d'amicizia. Piemonte del Vivo ci darà una collaborazione su entrambi i teatri, però naturalmente è una collaborazione, nel senso che noi gestiremo la stagione con la forte collaborazione di Piemonte del Vivo, che si estenderà a tutte le arti multidisciplinari, al rapporto con le scuole, di cui siamo molto interessati, sono molto interessati, e abbiamo attivato un tavolo, come dicevo, costante, che partirà tra 10 giorni con dei richiami, delle visioni comuni e delle riunioni, appunto, tra me, Matteo e la funzionaria designata da Piemonte del Vivo per seguire l'area di Novi e tutto il comprensorio. Film Commission, io ne avevo parlato con Paolo da Milano, il mio amico Paolo da Milano, e con Paolo Manera, che conosco da quando era ragazzino, perché con Film Commission, come capirà, ci lavoro da sempre. Recentemente ho fatto una fiction per Mediaset con Raul Bova, che dovrà uscire in autunno. Quindi Film Commission è una grande, diciamo, tradizione che ha compiuto 20 anni, come il Museo del Cinema lo scorso anno, perché è nata nel 2000, e quindi con il presidente uscente e con il direttore invece Paolo Manera c'è una grandissima collaborazione, e l'asse cinema è portante, tant'è che li ho invitati a utilizzare, e il protocollo, appunto, come diceva l'assessore Sisti, è stato siglato pochi giorni fa sulla città, ma per il nostro interesse, diciamo, diretto, e di portare ovviamente delle produzioni cinematografiche o televisive o delle fiction dentro il teatro, perché il teatro deve essere anche ovviamente vissuto e deve trovare anche un modo, e questo lo dico da manager, invece non soltanto dal punto di vista artistico, di fare ovviamente sistema e anche business, perché chiaramente poi c'è un problema di bilanci,
il prossimo CDA sarà proprio dedicato al bilancio di previsione 2021 e 2022, con la stagione che scavalla ovviamente i due bilanci, perché ovviamente c'è bisogno di risorse, perché sono sostanziali e fondamentali. Io oggi, per altre ragioni, sono stato un'ora e mezza con il presidente Cirio, a margine ho parlato di questo ed entusiasta poi a venire ovviamente l'inaugurazione del teatro, e penso che anche la regione possa darci una mano fattiva, vera, concreta, per, diciamo, la startup, per l'avviamento, come le fondazioni con le quali, e parlo in particolare quelle, diciamo, torinesi, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cerreti. Per quello che riguarda il centro di produzione, e beh, certo che sì, pensi che quando noi siamo partiti con degli incontri con i sindaci del territorio, noi si voleva fare un centro di produzione, un trick, sul territorio, coinvolgendo Alessandria, Novi Ligure, Tortona e Casale, perché ci siamo dimenticati che in questo comprensorio potrebbe rientrare anche Casale, quello che lei accennava prima. La produzione, in ogni caso, legata al teatro Manenco, è certamente pensata e super pensata, tant'è che ho parlato già di coproduzioni, perché parliamo delle produzioni più grandi, dove abbiamo l'aiuto, bisogno e aiuto dei partner per arrivare ovviamente a dei budget e dei prodotti artistici di livello nell'insieme, nell'ensemble, le scene, la struttura, gli attori, la composizione dello spettacolo, perché sia attraente e attraibile al Ministero, perché poi noi dobbiamo fare i conti con i bandi ministeriali. Il prossimo anno sarà il triennale del Ministero, ci sarà il progetto triennale, quindi noi cercheremo di concorrere con quello, come adesso inizieremo a concorrere con i bandi, appunto, delle fondazioni e naturalmente anche con la legge unificata, l'ex 58 che è diventata 11, che adesso lo scorso anno è unificata e forse lo sarà anche quest'anno, anzi lo sarà anche quest'anno, per quello che riguarda le compagnie teatrali, le rassegne e i festival. Collaborazione con i festival, a partire dal mio, ma naturalmente c'è già in essere la collaborazione col Pavese Festival, perché c'è un legame stretto che mi lega con quell'area, e quindi i festival non soltanto locali, ma cercheremo anche la collaborazione con dei festival internazionali. La programmazione, certo, la programmazione tradotta è esattamente quello che lei diceva, proprio così. Quando noi, quando io parlavo di Binasco che viene a produrre, a provare un'opera prima del Teatro Stabile, lui farà poi un l'anteprima, appunto, a Novi Ligure, per poi fare la prima al Teatro Carignano. Quindi avremo la possibilità in anteprima di avere uno spettacolo nuovo per la cittadinanza di Novi Ligure. La rete, sono d'accordissimo, tant'è che appunto abbiamo fatto tanti incontri anche con l'assessore Poggio, con i sindaci del territorio, riferivo appunto a Alessandria, Tortona e Casale ancora pre-Covid, proprio per creare un polo forte nel Piemonte del Sud. Infine, per quello che riguarda, poi naturalmente faremo produzioni, delle piccole produzioni che vadano chiaramente incontro alla necessità di porre in essere delle progettualità legate al territorio, che siano però di qualità, di estrema qualità, perché ripeto, il nostro poi obiettivo è un teatro professionale alto, con dei professionisti di livello, con il Ministero, e quindi chiaramente dovremo fare i conti con questa tipologia. Mentre giustamente il Giacometti sarà dedicato anche per quelle attività che riguardano, assolutamente degna e dal punto di vista sociale insostituibile, che sono dalle scuole di danza, quelle di teatro, a quel patrimonio straordinario che io amo tantissimo, che sono le compagnie amatoriali o in lingua piemontese o ligure che possa essere. Dal punto di vista gestionale, appunto, è la grande problematica, credo di avere anche questa, diciamo, un po' questa capacità, perché da anni comunque mi occupo ovviamente anche di macchina produttiva, e quindi il primo intento è quello ovviamente di trovare le risorse fondanti per avere un bilancio di previsione 2021 che permetta l'inaugurazione, un bilancio
2022 che permetta una programmazione. Poi il teatro certamente deve vivere, è chiaro che gli spettacoli professionali, lei diceva, non possono essere 50, non saranno 50, non devono essere 50, perché comunque ci sono dei limiti ministeriali che impongono dei minimali che sono superiori, quindi dovremmo per forza in qualche modo, se vorremmo entrare in un circuito virtuoso e per avere ricadute poi ovviamente economiche, essere riconosciuti e quindi avere quelle possibilità di anche avvalerci di collaborazioni, di passaggi, di ospitalità e, da parte nostra, e ovviamente di trasferte da parte nostra, perché ospiteremo, avendo la fortuna come ente produttivo di ospitare, perché abbiamo il teatro, e avremo così anche la possibilità di fare scambi, di andare ovviamente fuori, magari anche fuori dal Piemonte, ci auspichiamo il più presto, per ovviamente incrementare il livello nazionale dell'idea di Teatro Marenco. E il numero di spettacoli, dovremmo arrivare a 90-100 spettacoli di programmazione per entrare in questa, diciamo, gota, in questa, in questo minivale che ci permette di entrare nelle domande ministeriali ed essere a tutti gli effetti una compagnia di produzione, perché chiaramente ci sono poi dei passaggi tra compagnia, centro di produzione, trick, ma non voglio adesso annoiarvi su queste tematiche prettamente tecniche. È chiaro che la macchina vuol dire un teatro giustamente aperto sempre, che si avvalga anche delle risorse del territorio, però ovviamente tenendo il livello molto alto, ma un teatro che deve ovviamente anche fare business, deve fare anche cassa, e quindi deve essere anche aperto all'esterno, aperto al mondo delle sponsorizzazioni da una parte e al mondo degli affitti con grande attenzione, chiaramente, perché abbiamo ovviamente una struttura, una fabbrica in senso lato e alto importante, appunto appena ristrutturata, e quindi deve essere chiaramente gestita con attenzione, con cura, con passione. Ma naturalmente anche l'attività di affitti ci permetterà quella di incrementare una delle voci di entrate, perché chiaramente ovviamente avremmo inevitabilmente delle voci di uscita, soprattutto facendo produzioni oltre quelle ordinarie, ma ovviamente dovremmo saper sorgere da tutte le attività che riguardano non soltanto l'attività di biglietteria, ma ripeto, quella legata alle sponsorizzazioni, agli scambi di spettacoli, agli affitti e a quant'altro, per fare interventi, naturalmente compatibilmente anche con tutta la presenza nei bandi, perché attraverso i bandi, come si sa, si possono acquisire attraverso le rassegne e le stagioni una serie di contribuzioni che possono essere cumulabili e quindi essere di grande ovviamente aiuto nel cammino gestionale del teatro. Finisco e ho finito, e quindi volevo soltanto appunto ringraziare per l'intervento, perché mi ha permesso in qualche modo, forse spero, di averle spiegato qualche cosa in più in dettaglio sulle cose che stiamo pensando. Grazie dottor Graglia. Benissimo, adesso andiamo in ordine di prenotazioni. Con il consigliere Lucia Zippo, prego. Sì, buonasera, grazie. Io sono abbastanza famosa per la mia sintesi e la mia brevità. Dico soltanto, vabbè, a me il teatro, io amo il teatro, in effetti sono in crisi di astinenza in questo ultimo anno e mezzo, mi manca tanto. Ma una cosa che invece volevo così dire, ciò che auspico e che sono contenta che apra questo teatro con tutte le sue belle caratteristiche. Penso però una cosa, che dato che è il teatro dei cittadini novesi, e cittadini novesi negli anni comunque, come ha detto il consigliere Moliere, ha partecipato per obbligo, nel senso che si sono autotassati per dare comunque un contributo, e hanno partecipato volontariamente. Quindi il teatro, il bel gioiello che ne è venuto fuori, è dei cittadini. Quindi nella scelta, gli spettacoli di qualità, sì,
Io mi auguro che non sia fatta una divisione netta tra chi andrà al Giacometti e chi andrà a fare gli spettacoli in teatro, nel senso che bisogna poi a un certo punto, secondo me, trovare il coraggio di dare nel teatro anche lo spazio per quelle compagnie che magari fanno fatica a trovare uno spazio in cartellone di un certo tipo. Credo che ci siano anche compagnie locali, associazioni, che sono di buona qualità e tenderei a sperare che non vadano dirottate di sicuro al Giacometti senza una valutazione, visto che capisco che debbano, mi bastano 90 spettacoli all'anno, mi bastano. Però io direi che se si riuscisse anche a sostenere questo tipo di, come posso dire, di mescolanza, sarebbe una cosa carina. Il fatto di ripartire necessariamente con un colpo d'accetta chi andrà al Giacometti e chi andrà al Teatro Marengo, visto che il teatro è comunque un sacrificio che i cittadini hanno fatto per arrivare a questo punto. E quello che auspico io, chiaramente, non è né una presa di posizione politica, né, è molto personale, però mi piacerebbe che venissero presi in considerazione. Parlare con le associazioni per dire guardate, voi siete destinati al Giacometti già mi sembra un pochino limitativo. Se si potesse in qualche modo, insomma, tentare di dare un senso anche al locale, sarebbe anche un innalzamento del livello, sarebbe anche una cosa molto generosa, visto che comunque il teatro ha richiesto anche interventi molto generosi e il sindaco, l'ex sindaco Muliera lo sa benissimo, e l'ha anche detto. Questo è ciò che mi piacerebbe e poi chiaramente parteciperò. È l'unica cosa, mi sentirete come nome molto, o comunque mi verrà riferito, che molto verrò a rompere le scatole sui conti. È una mia caratteristica, lo sanno tutti da 7 anni. Grazie Lucia Zippo. Alfredo Lolaico, prego, consigliere. Grazie Presidente. Guardate, io sono veramente orgoglioso e faccio fatica ad esprimere tutta la mia gioia per quello che sta avvenendo, anche perché io faccio il consigliere dal 2009, nel 2014 ho avuto l'onore di presiedere la Commissione Lavori Pubblici. E praticamente l'ho visto, anch'io l'ho visto nascere questa bomboniera di teatro, l'ho visto man mano, e la consigliera Zippo e l'ex sindaco Rocchino Mugliere se lo ricorderanno, quanti sopralluoghi abbiamo fatto, abbiamo visionato e tutto quanto. E devo dire che vederlo così adesso in questo in tutto il suo splendore mi riempie di gioia. Io non sono un tecnico teatrale, non sono un tecnico, non sono un appassionato al 300% di teatro, perché nella mia vita sono andato a teatro 3 o 4 volte e basta, però il vero problema è che la città di Novi è molto orgogliosa di questo teatro e via discorrendo. Io faccio di professione, sono un pensionato, ma faccio il politico per passione, e devo dire che un teatro di questo genere dà lustro, da orgoglio alla città, e perché no, potrebbe anche essere fonte per il turismo e tutto quanto. Quindi io sono molto 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 felice e concordo anche con quanto diceva il consigliere Rocchino, che la città ha dato molto, sta dando molto a questo teatro, il fatto di come dire, in qualche modo di rendersi orgoglioso di questa cosa qua, che unisce un po' tutti quanti. E devo dire che ne sono molto felice che anche questa amministrazione qua porti avanti il lavoro fatto nel tempo dalle altre amministrazioni, quindi vuol dire che sulla cultura siamo abbastanza, come dire, abbastanza uniti e tutto quanto. Però vorrei anche ricordare una persona che
come dire, in qualche modo anche al Teatro di Novi ha dato, e mi riferisco all'ex ministro della cultura Sandro Bondi, che ha partecipato molto attivamente nella costruzione e nel cercare di dare qualche cosa, qualche cosina in più, sempre stando nelle norme e tutto quanto, ma che comunque si è impegnato. E io questo non lo voglio dimenticare, cioè questo significa che quando ci diamo degli obiettivi, quando abbiamo un senso civico, un senso culturale, la questione vuol dire che unisce. Ecco, questo era, volevo dire io, cioè il fatto che la cultura unisca tutti è un fatto molto importante. E il teatro di Novi è una cosa che unisce. E vorrei ricordare anche, ma credo che non ce ne sia bisogno perché tutti quanti l'abbiamo visto, la risposta che hanno dato i cittadini quando abbiamo aperto così per visionare in primo luogo il teatro. C'è stata una risposta incredibile, quindi questo significa che il nostro teatro dai nostri cittadini è molto sentito. Quindi dobbiamo continuare. Certamente ci saranno dei problemi, non lo metto in dubbio, ma se siamo tutti concordi sul fatto che la cultura è una fonte incredibile per la nostra civiltà, allora abbiamo capito tutto. Ripeto, io non sono un tecnico e quindi ho fatto l'operaio, però mi rendo conto, girando per la città, girando per Novi, che i cittadini sono orgogliosi di questo. Andiamo avanti così, cerchiamo di mantenerlo il più possibile, perché è una grande cosa. Io ringrazio tutti, ringrazio il dottor Graglia, ringrazio tutti quanti dove stanno il gruppo Repetto e tutti quanti per il lavoro che faranno, e il consiglio di amministrazione. Vi dico solo in bocca al lupo e andiamo avanti così. Grazie Alfredo Laico. Luisa Baruffa, prego. Grazie. Cerco di essere brevissima perché ormai l'ora è un po' tarda per tutti. È un breve intervento solamente per un saluto e per ringraziarvi tutti, ringraziare i membri del nuovo consiglio di amministrazione, e alcuni di loro li conosco da tempo e c'è già un rapporto di stima di lunga data, altri spero di avere presto modo di conoscerli, e mi fa piacere aver conosciuto questa sera il dottor Graglia, che conoscevo di nome ma non personalmente. Questa sera l'ho sentito parlare e, sentendo il suo curriculum, mi sono chiesta se per caso ha vissuto due o tre vite, perché non so come abbia fatto in una vita sola a fare tutte queste cose, quindi complimenti davvero. Certo, il periodo in cui ci troviamo non ci aiuta ad avere rapporti personali e dobbiamo vederci in videoconferenza, cosa abbastanza triste, però speriamo che tutto questo sia ormai alla fine, che possiamo tornare a guardarci in faccia, che è una cosa molto migliore rispetto a questo di questa sera, e poterci anche dare la mano finalmente. E quindi io sono qua per ringraziarvi personalmente e a nome del gruppo che rappresento per questo incarico che avete accettato, che è un incarico sicuramente prestigioso, ma al tempo stesso un incarico molto gravoso, mi rendo conto, e di grande responsabilità. Ma non abbiamo dubbi sulle vostre possibilità di riuscita, e quello che io quindi volevo garantirvi è il nostro appoggio di consiglieri incondizionato, e per qualsiasi cosa vogliamo esservi vicini. Abbiamo la nostra consigliera Eleonora Gatti, che forse stasera ha avuto problemi di connessione, che collabora già da tempo con l'assessore Andrea Sisti e quindi senz'altro parteciperà al vostro progetto, un progetto che le sta molto a cuore, come sta a cuore a tutti noi. E a proposito di progetto, qui ci sono i consiglieri della passata amministrazione ed è giusto dire che il progetto è stato iniziato da loro, quindi desidero ringraziarli per il lavoro che hanno fatto prima. E ora tocca a noi continuare, si spera di essere verso la fine, ed è un lavoro che dobbiamo portare avanti senz'altro tutti insieme, perché è troppo importante dare ormai questo teatro alla città, e i novesi lo aspettano e lo stiamo aspettando tutti. Mi ricollego velocemente a un discorso che ha fatto Rocchino riguardo alla consigliatura 90-95. Ero anch'io in consiglio comunale in quel periodo, Rocchino, e ricordo bene l'inaugurazione del foyer
dove abbiamo fatto una bellissima mostra di bambole antiche, penso che te la ricorderai, è stata una cosa veramente bella, e a cui io ho collaborato, e lì c'era, nel foyer c'era la scala che andava verso il teatro, chiusa da questo grande tendone rosso. Io ho cercato in tutti i modi di guardare cosa c'era oltre quel tendone, ma non me l'hanno fatto vedere perché era anche pericoloso, era totalmente inagibile in quel periodo. Quindi in tutti questi anni mi è rimasta questa immagine del tendone rosso e la curiosità di sapere cosa c'era dietro. E finalmente poi l'abbiamo visto cosa c'era dietro ed è una cosa meravigliosa. Quindi adesso siamo contenti e questa è una bella serata per noi consiglieri perché vi posso garantire che come consiglieri comunali non è che ne abbiamo molte di belle serate. Il più delle volte sono serate di discussioni e di problemi e non dico che questa sera non ci siano problemi perché problemi ci saranno di sicuro, ci sono, però diciamo che è una serata che ci dà grande speranza per il futuro e quindi di questo vi voglio ringraziare e veramente vi auguro buon lavoro. Buona serata, grazie. Grazie, Bellissimo. grazie consigliere Baruffa. Il dottore Graglia, se vuole rispondere a qualche domanda, della Lucia Zippo, prego. Ringrazio il capogruppo, credo, Baruffa, il consigliere Dolaico e volevo alla consigliera Zippo rispondere, dato che ha detto sarò attenta ai numeri, ma allora partiamo dai numeri. Un teatro come il Teatro Marenco richiede appunto dei numeri. Questi numeri vengono certificati con il teatro professionale. Il teatro professionale ha delle regole molto precise, molto precise. Un contratto professionale di un attore, un minimo sindacale, sono 72 euro, al quale vengono applicate poi la percentuale, se un primo attore, nel senso che se un giovane attore, allievo attore, avrà una percentuale INPS di questo tipo, se un attore, diciamo, già consolidato, un'altra percentuale, diciamo il 28%. Quindi sostanzialmente una giornata lavorativa di un dipendente ha un costo lordo Scusi, aziendale. posso bloccarla un attimo? Non intendevo in questo senso, Assolutamente. Sono stata fraintesa. Senti, che arrivo al punto, arrivo al punto. Parto dai conti, ma è un processo, sembra lento, ma arrivo. Per dire che ho grande, diciamo, dimestichezza anche con i conti, perché la mia attività è anche manageriale, quindi so perfettamente le regole dei conti, ma attraverso le regole dei conti si arriva ai contributi ministeriali, si arriva ai bandi, si arriva ai contributi regionali. Questo per dirle che il processo, diciamo, di strategia di programmazione inevitabilmente deve essere una programmazione professionale, perché se uno non fa una programmazione professionale non può gestire il teatro. Se uno non fa una programmazione professionale, i professionisti o i grandi professionisti non vengono in quel teatro, perché quel teatro diventa un teatro parrocchiale, amatoriale, un teatro che fa cabaret, un teatro che fa spettacoli di consumo, cioè non va in un teatro dove si vuole fare, diciamo, cultura alta, che raggiunga tutti, certo, non sperimentazione, non cose ardite, ma classici, ovviamente autori del territorio, grandi, diciamo, opere di respiro, concerti, grandi concerti e appunto magari opere e balletti. Questo per dire che se una compagnia e si definisce che il Giacometti diventa più sperimentale e per le compagnie del territorio, non si tratta di parlare di serie A o serie B, eccetera. Si tratta di parlare di attività, in alcuni casi altamente professionali, che richiedono ovviamente dei grandi costi, dei grandi investimenti e dei grandi ritorni, e altre invece compagnie di persone che magari non lo fanno come primo lavoro. Io ho sempre difeso il lavoro che ho fatto. Io da quando ho 18-19 anni, da quando ho iniziato a fare l'università, che faccio il regista, e ho sempre fatto questo lavoro, questo è stato sempre il mio primo lavoro. Sono
su questo, su proprio la battaglia del lavoro, della dignità del lavoro, vorrei fondare il discorso. Quindi il Teatro Marengo deve porsi un obiettivo, poi chiaramente una strategia politica, e non voglio interferire sulle strategie editoriali e politiche dell'assessore Sisti, perché questa poi è una scelta fortemente politica. Se il teatro deve essere di tutti, il teatro è di tutti, la cultura è di tutti, certamente la popolazione si è attivata e ha partecipato in massa, ma questo non significa che tutti possono salire su un palcoscenico, che tutti possono fare quel lavoro. Quindi bisogna scegliere, diciamo, una, penso, una programmazione che permetta una programmazione altamente professionale. Un livello alto che posizioni i vertici del Piemonte, come si diceva, forse nel podio dei primi tre come teatri, come bellezza del teatro. E probabilmente credo che Giacometti possa invece svolgere la funzione di teatro sperimentale per i giovani, che non vuol dire che è un teatro meno importante. Poi certo ci possono essere le occasioni per calcare il palcoscenico, diciamo, più importante, ma per esempio al Teatro Stabile fa delle selezioni, non tutti ovviamente vanno al Carignano, al Gobetti, perché se andassero tutti altri non andrebbero, e quindi cederebbe un po', ed è un teatro pubblico, attenzione, quello è un teatro pubblico che dovrebbe garantire a tutti, no, non lo garantisce, perché chiaramente nel teatro poi, come nella vita, come nelle mostre, come la cultura insegna, ci sono poi delle scelte strategiche che riguarda la professionalità e il livello artistico, che viene definito da una serie di, diciamo, di vincoli, no? di regole, e su queste bisognerebbe fondare, e penso di fondare, voglio dire, la stagione. Anche Piemonte dal vivo, se si offrono compagnie che non hanno quelle caratteristiche, non le accettano, perché Piemonte dal vivo, come noi, abbiamo poi un ministero che accetta ovviamente una programmazione e dei borderò che siano ovviamente inerenti alle richieste che il Ministero, la Regione, a seconda, diciamo, di dove viene il contributo, o le fondazioni fanno. Ecco, era solo per questo che, partendo dai numeri, no, su questo ragionamento, per cui la programmazione è una programmazione artistica, certo, che però fa conto anche di una realtà basata su numeri, non su regole. Non so se sono stato chiaro o sì. Grazie, grazie dottore. Lucia, un attimino passo. No, se non vuoi dire niente. Ok, benissimo. Alfredo Lolaico, prego, grazie. Se vuoi precisare qualcosa. Volevo solo ringraziare, tanto per cominciare, la consigliera Baruffa, che ha detto delle belle parole e roba del genere. Però io vorrei citare alcune persone che hanno fatto veramente tanto per il teatro, perché vedete, il problema, sì, è vero, noi consiglieri cerchiamo di essere uniti, di dare il nostro contributo dal punto di vista dialettico, dal punto di vista politico, va bene, ma ci sono persone, faccio un esempio, ma non lo dico perché fanno parte della mia parte politica, ma perché sono persone che hanno creduto veramente nel teatro e quindi si sono date veramente anima e corpo. Io cito soltanto Lorenzo Robiano o anche Mario Lovelli, che hanno fatto molto, e credo che anche il nostro sindaco dovrà fare molto. Devo dire che le parole che ha detto l'assessore Andrea Sisti, che mi fanno piacere da questo punto di vista, cioè, ciò significa che ci crediamo nel teatro. Cioè, anche il fatto di nominare la questione che dobbiamo prelevare dal territorio tutte le persone possibili, immaginabili, per farlo funzionare. Ecco, su queste cose qua noi consiglieri dovremmo dire, come dire, essere uniti e essere d'accordo sul fatto che tutto quanto debba provenire dal nostro territorio. Mi fa piacere, guarda, ti ringrazio veramente per le belle parole. Però vedi, dobbiamo anche essere concreti. Ci sono persone che hanno dato tantissimo, persone che hanno dato, e bisogna fare un po' di differenza e dare a Cesare quello che è di Cesare. Solo questo, Luisa, ma senza, non voglio fare polemiche, è solo una constatazione
e basta, dire soltanto che ci sono persone che si sono impegnate veramente e persone che danno il loro contributo, ma la questione fondante qual è? Che è grazie a queste persone, grazie anche a noi consiglieri che abbiamo dato il nostro consenso, oggi possiamo vantare di avere uno, come diceva giustamente il dottor Graglia, forse il terzo teatro più bello del Piemonte. Ora io non sono un tecnico e mi affido alle sue parole, che sicuramente sono parole di lustro e tutto quanto, e non ho motivo di non credere, però il fatto di avere un monumento del genere, perché per me è un monumento, ci rende orgogliosi fino a dei livelli stratosferici. Solo qua, punto, basta, grazie. Grazie Alfredo. Allora, se non ci sono altri interventi, io direi, Andrea Sisti, di concludere con fare una breve conclusione. Ti prego, una breve conclusione. No, se vuole concludere lui, se no concludo io, come preferisci, concludo io? Sì, concludi tu, vai. Allora, no, io chiudo davvero brevemente dicendo che, intanto ringraziando tutti, mi sembra si è fatto riferimento a un consenso collettivo della città e mi sembra che, lo dico soprattutto ai nostri ospiti di questa sera, cioè la Fondazione e il Dottor Graglia, mi sembra che sia evidente questo spirito unitario nel segno dell'arte, della cultura come strumento proprio di coesione sociale e di crescita, no? Questo Novi è, da questo punto di vista, insegna, no? E quindi lo vedete che in questa commissione c'è uno spirito costruttivo, e questo spirito costruttivo, a mio parere, almeno naturalmente per quanto riguarda il teatro, potrebbe fare di questa commissione una specie di gruppo di lavoro che, come vedete, vengono fuori tante idee, tanti stimoli, e quindi può essere, quando si riunisce, fornire un contributo. Ecco, diciamo, c'è la fondazione che certamente ha la sua autonomia, ma anche noi consiglieri, amministratori, possiamo con le nostre idee e con la nostra esperienza concorrere alla vita di questo teatro, al di là dei ruoli, che naturalmente qui stiamo parlando proprio della sostanza del nostro impegno. Sono emersi in questo dibattito molti temi veramente cruciali e importanti, ovviamente, oltre alle questioni altrettanto importanti di natura artistica e di natura programmatica. Devo dire che ad esempio quello centrale che è emerso da più interventi della gestione come sfida vera e propria di questo teatro. E noi, dal nostro punto di vista, posso garantire, a partire dal sindaco, a partire dall'assessore al bilancio Delfino, e naturalmente anche da parte mia, c'è la massima concentrazione, attenzione e sostegno nel lavoro quotidiano della Fondazione, affinché si metta in carreggiata fin da subito una, come diceva il dottor Graglia, una programmazione che si abbini anche a criteri di gestione che poi possano, e lo diceva anche il consigliere Mugliere, possono poi garantirci nel tempo, naturalmente, perché nell'immediato magari si riesce ad avere un input positivo, ma dobbiamo poi avere continuità, cioè mantenere la struttura, e questo viene determinato dall'attenzione alla gestione e dagli strumenti che dobbiamo mettere in atto, gestionali, e noi come amministrazione comunale daremo tutto, abbiamo dato e diamo tutto il nostro aiuto e appoggio alla Fondazione affinché si possa fare il lavoro migliore. Se è stato detto, anzi, devo dire di più, noi, la Fondazione stessa e noi stessi dobbiamo riflettere in questi anni che verranno, noi e le amministrazioni poi che verranno, sullo strumento stesso della Fondazione, nel senso che lo stesso strumento gestionale è uno strumento che a sua volta è oggetto di riflessione, no? Perché noi abbiamo comunque, su questo credo che ci possa essere una riflessione poi che si potrà sviluppare anche in sede di commissione, noi abbiamo uno strumento che ha gestito si è occupata della ristrutturazione del teatro, oggi la mission è diversa, no? Quindi magari anche questo stesso strumento della Fondazione col tempo rifletterà e farà un'analisi della propria efficacia, funzionalità, oppure andrà a evidenziare le difficoltà che tale strumento magari può
può incontrare nel corso del lavoro. Quindi, come vedete, tutto un divenire, noi partiamo da zero fondamentalmente, e questo ci impone comunque una continua rimessa in discussione anche e riflessione continua su tutto il lavoro che deve essere fatto, appunto, e sarà fatto con grande attenzione, perché è giusto, come è stato detto, ci sono i costi di gestione della vita culturale e i costi altri. E se i costi di gestione della vita culturale di fatto possono essere sostenuti dall'attività stessa, cioè l'attività culturale produce i mezzi di sostentamento della propria attività culturale, ma poi ci sono altri costi, si faceva riferimento giustamente al personale, del quale poi si potrà discutere, si dovrà discutere di una pianta organica, no, di questo teatro. E poi ci sono appunto costi di manutenzione, costi di sanificazione, per dire, anche nell'attuale situazione che speriamo terminerà, costi di una struttura delicata come quella, e costi accessori di tutto quello che gravita intorno al teatro, perché ogni cosa genera un costo fondamentalmente, anche quando è l'amministrazione comunale che predispone un intervento piuttosto che un altro. Quindi in una gestione complessiva, una visione globale dei costi di gestione, della gestione stessa, è giusto avviare una riflessione che è già presente in seno alla Fondazione, e naturalmente, ripeto, noi affianchiamo in questo lavoro, e voi anche naturalmente, la Fondazione stessa, ma bisogna avere chiara, e condivido pienamente quello che è stato detto, bisogna avere chiara la complessità e la difficoltà di tutto questo lavoro, e ce l'abbiamo ben chiara. Poi sono venuti altri temi che io non ripeto, perché devo essere breve, giustamente. E il dottor Graglia ha risposto ad alcune domande, e lo ringrazio. Voglio solo dire che quando si parla delle fonti di sostentamento del teatro, e c'è la bigliettazione, c'è la pubblica amministrazione che dovrà comunque in qualche modo anche aiutare il nostro teatro, questo sicuramente, e poi vi è stato fatto cenno prima, c'è il territorio. Cioè, noi dobbiamo anche esercitare nei confronti del territorio, nei confronti soprattutto del mondo imprenditoriale del territorio, essere un esempio virtuoso di come il teatro e la cultura possono produrre valore aggiunto per il territorio stesso. Questa è una sfida che dobbiamo affrontare, cioè lavorare col territorio per convincerlo del fatto che la cultura è veramente il motore necessario anche per ridisegnare un po' l'identità di una città che storicamente industriale ha necessità di trovare altre forme di crescita, di sviluppo e di definizione della propria fisionomia. Naturalmente salvaguardando tutti gli altri aspetti industriali che ci connotano e che dobbiamo tutelare, ma dobbiamo fare anche altro e lavorare anche sugli aspetti culturali e turistici. E in questo le imprese del territorio, il tessuto industriale, il tessuto imprenditoriale, le piccole imprese, fino al commercio, dovranno, a mio parere, naturalmente, credere nella sfida che noi vogliamo lanciare e con noi percorrere questo tratto di strada che ci porterà tutti a essere sicuramente partecipi di una rivoluzione che ci può essere sul territorio. Si diceva, appunto, è nato tanti anni fa questo sogno del teatro, ora si realizza, però dobbiamo, e questa è la nostra responsabilità, portarlo, sorreggerlo, ecco, dargli gambe, farlo vivere tutti insieme, però tutti gli attori del territorio devono concorrere, perché c'è bisogno proprio di tutti. Io, ecco, ho concluso, spero di essere stato breve, e vi ringrazio, non so se Presidente, vedo che vuoi dire qualcosa ancora. No, penso che è stato detto tutto, sei stato quasi breve, e per cui bravo. Voglio ringraziare tutti, e voglio augurare a tutti quanti un buon lavoro. Benissimo, se non ci sono altri interventi, perché abbiamo chiuso, ritengo chiusa la commissione, e vi auguro a tutti, al dottore Graglia e a tutto il CDA, un buon lavoro, e intanto auguriamoci un buon fine settimana. Buona serata a tutti, e grazie ancora. Assessore, mi raccomando, non dimentichi lo sport, perché lo sport è anche cultura. Però certamente, figuriamoci, è chiaro. Perché lo sport fa parte della cultura, fa parte dell'educazione della cultura, non lo dimentichiamo, è importantissimo.
C'è il teatro, ma c'è anche la vita culturale della città, c'è anche lo sport, tutto deve essere, bisogna Oh, va bene. suddividersi e cercare di fare tutto al meglio. Tanto bene, insomma, Grazie fare Paola, grazie Paola, delle. buona serata. Dottore, mi dica. Buonanotte a tutti. Niente, a posto. Buonanotte. Saluto. Buonanotte. Arrivederci e grazie veramente.